Cioè io parlo per me e tanta altra gente che ho sentito che sono super contenti, che sia standard, che sia superior, che sia premium. I lavori fatti perfetti, non ho avuto altri problemi dopo, per cui dopo ognuno parla per sé. Io per la mia esperienza sono super felice. I problemi miei sono iniziati già dai 16 anni in avanti, con carie, poi dopo aggiustandolo si è allargato il dente, alla fine ho dovuto togliere i denti superiori, ho dovuto togliere, fare già protesi a 16 anni. A 16 anni. 16 anni ho già la protesi sopra. Poi l'ho rifatta due volte, poi dopo si sono cariati anche i denti da basso, ho dovuto rifare ponti anche da basso, e avevo dei miei, ma io ho solo 5 davanti, sono andata così avanti 40 anni. Ma io ho iniziato a togliere dai dentisti, sì, dai dentisti della mutua, diciamo, no? Ti aggiustavano i denti, ti lasciavano il buco grosso, ti otturavano il dente, usciva l'otturazione, otturavano di più, il dente era andato, non esisteva più, per cui dovevi toglierlo. Toglievano il dente, su altri banconi ti facevano il ponte, metallo, ceramica, su, ganciato sui banconi tuoi. E guardando su Facebook ho scoperto il dottor Palmas, in modo che mi ha preso subito, cioè come ho visto, ho letto tante recensioni, ho chiamato subito la Pibiri, Pibiri di Sardegna, signora Pibiri, poi un'altra signora ancora avevo chiamato, un'altra signora ancora avevo chiamato tramite Messenger. Arrivati in clinica, fatta l'attacco. Ah, è emerso il problema che è un problema molto particolare il mio, cioè ero andata anche quasi in panico perché non avendo osso sotto né sopra, e il dottor Fanny Andrei, che è molto professionale, più bravo che per me esiste, ma davvero, niente, mi ha convinto, devo ricostruire tutta la mandibola sotto, il mento e tutto il seno mascellare sopra. Niente, ho fatto due conti così, era raddoppiato. Preventivo, raddoppiato, però mi hanno assicurato che il lavoro sarebbe andato a buon fine. Di modo che ho accettato subito, ho chiesto un'anestesia totale che la consiglio a tutti la consiglio, l'ho fatta due volte. Sì, da Dio, cioè io mi sono trattata benissimo, tranquilla, serena, i dottori hanno lavorato bene perché è riuscita a fare il lavoro che doveva fare, soddisfatto anche il dottore. Niente, finito quello, è andata a casa, sono tornata a ottobre, che mi ha detto fra 10 mesi ci vediamo, ho fatto 9 e mezzo, 10. Io sono stata benissimo, anche con i provvisori, ho sempre mangiato tutto bene subito, anche col personale, con tutti, i dottori, super, le ragazze, magnifiche, Diana, Iana Mora, Iana Bionda, Inga, Virginia, Oleg. Anche l'anestesista, bravissimo anche lui, mi ha tranquillizzato, no? Le infermiere, tutto, tutto, io consiglierei tutto, tutto. Per me è ottimo, io ho avuto un ottimissimo rapporto con il dottor Andrei Fania e un ottimissimo rapporto sia col primo protesista che era Roman, che poi è diventato chirurgo, giusto, e mi ha mandato Andrei Merozza, un angelo, giuro, un angelo. L'ho anche abbracciato prima di andare via perché ho detto grazie. Felicissima, guarda, felicissima di andare e tornare con i miei denti. Che bello. Poi dopo che ho aperto anche a Bergamo, dici, sì, se c'è bisogno tornerei anche qua. Però visto che ho aperto anche a Bergamo, il controllo che fai là, se poi c'è da smontare, pulizia, che devo venire qua, ci vengo quei 3 giorni, ti fai la vacanzina, capito? Conosci già ormai la gente e tutto. Io non avevo coraggio nemmeno andando al dentista, proprio neanche aprire la bocca. Quando ho letto le recensioni, ho visto tutti i filmati del dottor Palmas, tutti me li sono guardati, per filo per segno, ascoltati con le cuffie, i ragazzi, le recensioni, ho sentito tante persone con le recensioni. Io consiglio a tutti almeno di provare, venire, perché poi ogni caso ha sé. Andare risolto a modo loro, perché logicamente non tutti siamo uguali, però la maggior parte delle persone è felice. Vado a casa contenta e felice. Per cui chi vuol venire, venga, non si troverà pentito, anzi,
avrà risolto il problema della vita. Per me, per me, sì. Per me è stata così. Provare per credere.